migliorare senza dimenticare la tradizione. È questo il motto dell'industria casearia Silvio Belladelli, che produce un alimento autentico, naturale e genuino, come il formaggio tutto italiano, in linea con le richieste del consumatore, senza conservanti, coagulante adatto ai vegetariani e a basso contenuto di sale. L'industria casearia Silvio Belladelli nasce dalle capacità casearie e imprenditoriali di mio nonno, che impara nel territorio del Parmigiano Reggiano quest'arte e la trasferisce nel 1927 a Verona. Nello stabilimento di Villafranca di Verona inizia un'importante trasformazione mediante l'installazione di nuove attrezzature e macchinari più efficienti, arrivando a produrre circa 250.000 forme di grana padano e formaggio tutto italiano di nuova produzione. Negli anni l'azienda ha continuato ad investire sia dal punto di vista tecnologico che professionale per dare più valore aggiunto a un prodotto molto importante che è il siero di latte e la sua trasformazione in siero proteine e permeato uso food. Oggi siamo il più grande sito produttivo d'Italia per la produzione di formaggio tutto italiano a pasta cotta e lavorato in maniera tradizionale in caldere di rame. La nostra azienda vuole rimanere fedele alla tradizione, mettendo in primo piano la sicurezza alimentare, la genuinità dei suoi formaggi e la qualità dei suoi prodotti, che rappresentano il nostro punto di forza e il nostro futuro. L'incremento della produzione di formaggio e il trattamento del siero ci hanno spinto nel 2014 ad analizzare i fabbisogni energetici del nostro stabilimento, perché gli impianti di pastorizzazione e di concentrazione sono impianti molto energivori. Il cogeneratore si è rivelato da subito come la soluzione più completa per le esigenze energetiche del nostro stabilimento. È alimentato con gas naturale ed ha una potenza elettrica di 1,2 MW. L'energia elettrica prodotta è integralmente consumata nello stabilimento. Inoltre viene prodotto vapore utilizzando il recupero del calore dei fumi di combustione. Un'altra parte molto importante è la produzione di acqua calda a 85-90 gradi, utilizzata per il raffreddamento del motore. Quest'acqua ci permette di sostituire il vapore in tutti gli scambiatori che vengono utilizzati per la pastorizzazione, per il riscaldamento delle soluzioni del chip di lavaggio, per il riscaldamento del magazzino, degli uffici e per la produzione dell'acqua sanitaria. L'energia elettrica prodotta dal cogeneratore nel 2016 è stata di 8.300.000 kWh. Ha funzionato per circa 8.400 ore, in pratica in continuo, ed ha sopperito all'80% del consumo elettrico dell'azienda. Sempre nel 2016 il cogeneratore ha utilizzato il 75% del gas naturale acquistato dall'azienda, pari a circa 2.200.000 normal metri cubi, ma ha prodotto energia termica sotto forma di acqua calda per circa 2.500.000 kWh ed energia termica sotto forma di vapore per 3.100.000 kWh. Il risparmio annuale in termini economici supera il 25% rispetto al solo acquisto di energia dalla rete. E questo è integrato dai titoli di efficientamento energetico concessi agli impianti ad alto rendimento dal GSE. Produrre in efficienza energetica è una sfida che, come sempre, si gioca sul terreno delle idee, dell'innovazione e della ricerca. Il cogeneratore, io lo consiglio.